Salve ai web spettatori di Nano TV, siamo con Giuseppe Landolfo, neo coordinatore del circolo di Generazione Italia di Grumone Mano. Lei fa politica da tanti anni, è stato già assessore a Grumone Mano, quindi chi meglio di lei ci può aggiornare anche su quello che sta accadendo. Innanzitutto perché ha accettato questo nuovo incarico e quindi ritornerà a fare politica attivamente ed in prima persona? Beh, diciamo che io in prima persona la politica non è che l'abbia lasciato a livello... Però non c'era nessun impegno ufficiale in un partito. Nel momento in cui Alleanza Nazionale è confluita nel Popolo delle Libertà e io ovviamente non ho gradito tanto quella scelta in quel momento, sono stato un po' in stand-by e quindi ho atteso eventualmente insomma potesse diciamo rinascere un poco quella forza dove lei si sentiva più diciamo vicino. Mi sentivo molto più organico. Non so se lei vuole commentare quello che sta accadendo invece in queste settimane, riguardo a Fiorella Bilancio. Per quanto riguarda Generazione Italia approfitto insomma di questa intervista per invitare un poco principalmente i giovani. Io sul sito che gestisco, grumonevano.com, ho aperto un forum dove è possibile iscriversi al gruppo di Grumone Mano e quindi Grumone Mano diventa anche un media rispetto a supporto dell'azione che lei intende fare anche politica. Rimarrà come diciamo strumento di informazione alla città a 360 gradi. E di denuncia anche, no? Lei ha fatto tante denunce sul territorio. Penso proprio che sì, non ci fermeremo sicuramente davanti a nulla. Ormai sono 10 anni che portiamo avanti tante di quelle battaglie e abbiamo centrato anche insomma importanti obiettivi. L'ultimo in ordine cronologico, quello di Via Dante, dove in effetti noi abbiamo iniziato una grossa battaglia che grazie a... Un po' che abbiamo partecipato anche noi con i nostri media, napolinord.it, Nano TV, un risultato portato a casa grazie, questo lo devo dire pubblicamente, all'interessamento del neocommissario del comune di Grumone Mano, prefetto Sandra Sarti, che ha preso subito al cuore la situazione per Via Dante e diciamo in pochi giorni ha annullato, ha revocato quell'accordo capestro che Fiorella Bilancia e Giovanni Cavassi hanno sottoscritto in solitudine senza interpellare l'ufficio tecnico. Quindi si può dire, senza interpellare l'ufficio tecnico, senza interpellare la cosa più grave, il Consiglio Comunale, ignorando a questo punto anche una legge diciamo elementare del testo unico, quanto si tratta di intervenire su un territorio nel momento in cui si interviene con spese che riguardano anni successivi al... Ci vuole l'intervento del Consiglio Comunale. Un accordo che fortunatamente, ripeto, è stato diciamo revocato dal commissario Sarri e che dalle ultime notizie sembra che diciamo sia ormai insomma avviata ad una giusta soluzione a tutela della città di Grumone Mano. Certamente quello che non aveva fatto Fiorella Bilancia. Benissimo, noi poi sentiremo anche le repliche, no? Anche prima l'ex consigliere Mario Lamanna, insomma, era con la sua stessa posizione, quindi c'è diritto di replica anche per il sindaco a queste forti accuse. Il manifesto che affisso stamattina in città è, diciamo, lei l'ha titolata Verità sul Via Dante. Io invece dirò attraverso il sito, probabilmente usciremo anche noi con un manifesto, titoleremo proprio le bugie sul Via Dante, che ha detto Fiorella Bilancia, perché quelle sono tutte bugie. Noi però vogliamo rassicurare chi ha investito nei PIP di Grumone Mano Frattamaggiore che ormai le soluzioni sono state trovate, si va avanti speditamente, quel progetto arriverà al suo termine velocemente, quindi si potrà partire con quell'area a supporto, no? Perché anche gli imprenditori che hanno investito in quell'area erano un po' preoccupati per questo fermo. Altra cosa che volevo dire prima di terminare è ringraziare ancora il prefetto Sarti per quanto riguarda la questione del sito grumonevano.com. Lei c'era una denuncia che lei aveva. C'era l'amministrazione precedente prima di andare a casa, il sindaco e 5 assessori avevano
prodotto una delibera con la richiesta di eventuali risarcimenti. Quindi l'avevano denunciata, quella cosa è stata fermata dal commissario. È stata fermata dal commissario, è stato revocato perché il commissario ha ritenuto opportuno che nel merito non. Benissimo, noi la ringraziamo per la disponibilità e il tempo che ci ha dedicato. Vi aspettiamo su napolinord.it e su voxnews.it. Grazie. Grazie a voi.